Vabbè, insomma, abbiamo iniziato un percorso di convivenza, diciamolo. Dove sta? Non lo spiego perché parla. A questo punto del video io non so se avrete capito qualcosa, non so esattamente a che punto sarà questo video, però domani partiamo, ci trasferiamo ufficialmente e io non ho lasciato alcun indizio o cose simili come fanno i creator su YouTube per creare hype, perché secondo me è una cosa, cioè per come sono fatta io è una cosa che mi ha coinvolto così tanto che non ho avuto il tempo per realizzarla. Per realizzarla nel senso dentro di me e quindi di conseguenza per parlarne in maniera così aperta come se fosse una cosa normale. Fra l'altro c'è un'altra cosa in ballo che però magari, non lo so, non so se andrà in porto e allora è meglio non parlarvene ancora. Però ecco, domani ci trasferiamo e andiamo a vivere insieme. Siamo arrivati, Atena ovviamente ha già vissuto in questa casa, però solo con me, 2 anni fa, perché è la casa in cui io ho vissuto 2 anni fa. Ci siamo trovati bene col proprietario, anche con la casetta, sebbene piccola. E quindi adesso, siccome sono passati 2 anni, riprendo la reazione di Atenina, che già mi sa che sta capendo, perché ora come supera... Dove siamo? Dove siamo? Atte, dove siamo? Voglio vedere se la riconosce, anche se la disposizione degli armadi, delle cose l'abbiamo cambiata completamente. Dove siamo, Atte? Questa... è la nostra casetta, questa è l'entrata, le scale. Però non vi spoileriamo niente perché poi... Cioè non venite a rubare. Siccome dobbiamo fare un room tour, non vi facciamo vedere niente adesso della casa. Dove siamo? Vediamo se sale dalle scale. Dove siamo, Ate? Dove siamo? Brava! Te la ricordi? Sì, mi sa che ha riconosciuto, sto iniziando ad annusare. È felice. Ok, non facciamo vedere troppo della casa, sennò poi l'home tour non serve a nulla. Ah, guarda come scodinzola, è felice. Ma di chi è? Di Atena? Oh, è di Atena. È tua. Vabbè, allora, adesso noi svuotiamo le cose fresche che abbiamo nella macchina, nel frigo. Ah, attacchiamo il frigo, sennò il attacchiamo il frigo, attacchiamo la corrente e poi, di gas. E poi, siccome ancora dobbiamo fare la spesa, non abbiamo nulla da mangiare, se non la vena e altre cose così, le fibre. Adesso andiamo a fare, mangiamo prima fuori, andiamo a mangiarci un panino. Bello paninozzo. E niente, andiamo a mangiare e poi dobbiamo andare a comprare il materasso che dovevamo comprare stamattina. Abbiamo avuto un problema, abbiamo fatto tardi stamattina. Dobbiamo andare a comprare il materasso, dobbiamo andare a fare la spesa, se no ci mangiamo pane e acqua stasera. E poi vi facciamo vedere come sistemiamo le cose, ci sarà un timelapse probabilmente. E poi parliamo un po', insomma, ci vediamo dopo. Allora, una cosa che in questa casa ci rivoluzionerà, che abbiamo già provato, vero? Quando siamo venuti a... È vero, l'abbiamo provato. Cioè, quando siamo venuti a pulire la casa, è quell'aggeggino lì. Questo... Che cos'è? È un Dreamy... È il Dreamy Bot di 9 Max. Ma questo in particolare, io ce ne ho già uno a casa, della D-Bot, ma questo è veramente eccezionale. Noi abbiamo questa nuova casa in cui vivremo quest'anno, insieme, e io non sono una fan delle pulizie, e questo aggeggino è capitato proprio a fagiolo. Sei bellissima. Grazie. Perché, oltre che spazzare, quindi aspirare, ma poi ve lo farò vedere dopo... Lava, infatti adesso c'è proprio il panno, poi ve lo faccio vedere meglio, che serve appunto per lavare. Ma non è solo questa la cosa figa, la cosa figa di questo robot è che c'ha un'applicazione. Ci sono cose veramente fighissime. Allora, intanto qua abbiamo tutte le stanze, quindi se io voglio faccio pulire per esempio la stanza C. Se io voglio faccio pulire la stanza D. E fa vedere come parte. Ah, ok. Scegli stanza, super semplice, scelgo dove deve andare, tipo la C. Avvia pulizia. Lui parte e va in camera. La cosa bella, parlo piano perché rimbomba, perché ancora la camera è vuota. La cosa stupenda è che c'è il controllo remoto. Cioè se io per esempio sono fuori, ad esempio ieri sono venuti degli operai a fare dei lavori, io ero a casa mia a Catanzaro, qui siamo a Cosenza, totalmente in un altro posto, l'ho fatto pulire. Cioè praticamente da qui io scelgo comunque dove farlo andare, in quale stanza farlo pulire, eccetera eccetera, e lui va ovunque io sia, basta avere il telefono
è l'applicazione. Vi lascio comunque il link nell'info box, io non sono stata pagata per dirvi queste cose, semplicemente me l'hanno regalato, vista la casa nuova eccetera eccetera, io non potrei essere veramente più felice perché con i peli di Atena non è facile la gestione della pulizia. Per niente. Poi facciamo vedere anche come aspira proprio i peli, vi faccio vedere come lascia pulito. Detto ciò, c'è anche un secondo oggettino che ci aiuterà a migliorare la nostra vita, vero? Cioè la telecamera, furbo do. Ah, furbo. Però ve ne parliamo magari pomeriggio. Furbo do. Lei si è già posizionata. Ma come sei bella. Ma quanto sei bella. Mamma mia, ha sonno. È a fuoco, ma guarda com'è carino, sembra tipo una pietra. Troppo troppo bello, una roccia ignea. Boh, metto il deodorante qui. Ok? Dove? Qua. Ah, ok. Nel bagno, così ce l'abbiamo sempre. Sì, le croce mettile in un armadio che poi le dividiamo. Come potete vedere, Atena, guarda, riprendila pure perché è proprio... cioè, in uno stato di dormienza assurdo. In questo caso, in generale per tutti è utile una cosa del genere, però noi siamo stati fortunati a averlo ricevuto come regalo, diciamo. Ci viene incontro la Furbo Dog Camera. Ora ve la prendo. Vediamo dov'è. Questa è la Furbo Dog Camera, è aperta perché l'avevo già provata. È una cosa che vi cambia la vita. Intanto è studiata in generale per le persone che hanno... a volte delle giornate molto piene, quindi magari mancano da casa anche per 5-6 ore, chi lavora, chi fa l'università e quindi non può sempre stare col proprio cane, motivo per il quale viene in soccorso Furbo, che è una telecamera a distanza, serve per guardare il vostro cane quando volete. Furbo ti consente intanto di guardare il cane quando sei in qualsiasi parte del mondo, in più c'è un microfono grazie al quale voi potete parlare col vostro cane, ma non solo, qui c'è un dispenser per i croccantini e quando voi lo desiderate, magari dopo aver parlato col vostro cane appunto tramite Furbo, perché c'è un'app che vi consente di fare tutto, da qui esce il croccantino, cioè voi a distanza potete lanciargli un croccantino per farlo sentire un po' più a casa, meno solo, soprattutto appunto per chi manca tanto tempo da casa, ma anche per chi ha solo un cane, quindi ha poca compagnia. Quindi io Furbo oppure un altro cane, cioè risolviamo così. Niente, questa è una rivoluzione veramente, non solo, la cosa più veramente fuori dal normale che mi ha proprio sorpresa è il fatto che abbia un allarme, vi arriva una notifica fondamentalmente, vi avvisa quando il vostro cane sta abbaiando, così che voi apriate subito la telecamera, vedete se c'è qualcosa che non va, per esempio Atena abbaia solo se c'è qualcuno di estraneo vicino alla casa. Io vi lascio il link del prodotto in descrizione e soprattutto grazie al mio codice avrete uno sconto finale fino a 95 euro. Vi lascio tutto quello che vi serve in info box, è veramente, questo non è una marchettina, è utile, cioè fine dei giochi, se non siete in casa e volete tenere tutto sotto controllo, volete assicurarvi che il vostro cane stia bene, veramente questa è la soluzione. Furbo Dog per controllare il tuo dog. Li poggio qua? Sì, che adesso li sistemiamo. No, che prima dobbiamo smontare. Ehi, ciao! Però me l'ha sistemati i letti, adesso manca mettere questa cosa arancione anche qui. Ehi, che fra l'altro è dello stesso colore della pettorina di Atena. Niente, stiamo finendo di fare dei lavoretti, così poi mettiamo i materassi e poi facciamo la spesa. Flaconcino in modo tale da lavare e disinfettare il muro, dato che fa schifo, è lurido, ci sono macchie di tutti i tipi e io non posso vivere così, quindi adesso puliamo il muro
con un po' di candeggina, un po' di ammoniaca, un po' di disinfettante superfici, un bel cocktail, insomma, in modo tale che così respiriamo muri puliti. Cioè, si può dire respiriamo muri puliti? Ma guarda, non lo so, non respirare. Però il muro è uscito. Il piccolo chimico. Guarda, si vede, si vede. Non si vede in camera. Un po' si vede, un po'. Comunque. Cioè. Ma è acido muriatico. Non lo so. Allora, da quello, cioè, nel senso. E come si inizia? Buonasera. Iniziamo, sì, buonasera. Buonasera, vabbè, questo video in realtà sta finendo. Siamo qui per darvi una piccola e breve spiegazione di quello che sta succedendo. Dicevamo. È stata una giornata così tanto impegnativa, abbiamo comprato i letti nuovi, abbiamo comprato le lenzuola, abbiamo comprato il cuscino. Abbiamo comprato tutto quello che serviva per riempire la casa. Sì, perché prima stava dicendo Romolo che, diciamo, abbiamo iniziato... Fa strano dirlo, cioè non riesco a dirlo. È iniziato? Vabbè! Sì, siamo qui insieme nella stessa casa. Vabbè, insomma, abbiamo iniziato un percorso di convivenza, diciamolo. Anche se fa molto strano dirlo, non sono riuscita fino ad adesso a dirlo. Principalmente perché qui io ho studiato 3 anni, mi sono trovata benissimo con l'università e Romolo ha deciso di trasferirsi e intraprendere questo nuovo percorso di vita con me. E carriera scolastica. E carriera scolastica, universitaria, cioè universitaria per lui stesso, diciamo, quello a prescindere dal fatto che... Insomma, ci fossi o non ci fossi io. E quindi siamo quindi qui. Niente, abbiamo una casetta da arredare. Insomma, presto arriverà l'home tour. La prossima settimana si spera. Anche se sarà un home tour di una casa vuota. Vabbè, ancora siamo agli inizi. Dovete per poi facciamo un home tour quando la questo casa è solo il primo giorno. Beh, che siamo qua. Anzi, il secondo, perché il primo abbiamo pulito tutta la casa. Non siate pretenziosi, dai. Esatto, cioè facciamo quello che possiamo, però ecco. Atenina, si trovate bene. Abbiamo lanciato dei messaggi su Instagram e un sacco di gente mi chiedeva: oddio, ma siete insieme a Cosenzo? Ma che cosa succede? Perché ho lanciato un po' di messaggini subliminali. Ma non troppo. Esatto, non tutti avevano capito, anzi pochi avevano capito, anche perché comunque appunto non è una cosa drastica per me, io ho sempre vissuto a Cosenza negli ultimi 3 anni e mezzo, quindi per me non era nulla di strano. Cambia solo il coinquilino. Esatto, adesso c'è lui a convivere con me e non una mia amica come è sempre stato. E detto questo, via il dente, via il dolore, adesso inizia questa nuova avventura e da questo partiranno anche una serie di video in cui tu sei il mio coprotagonista, cioè questo canale diventa non un canale di coppia, perché i canali di coppia sono stupidi. No, non è vero, ma perché devi fare queste considerazioni che poi magari da qui a 3 anni è un canale di coppia? No, i canali di coppia, quelli proprio... Ma dai! Di quelli, intendo, che fanno... Kiss my lips, touch my body, quelle cose che ti prendi gli occhi. No, vabbè, diventerà sicuramente un canale in cui condivideremo le nostre avventure in questo nuovo percorso. Perché se c'è una cosa che il mio Instagram, non tanto YouTube, perché YouTube è una cosa più strutturata, quindi i video mi vergogno anche a volte a farli con lui, perché cioè, parlare con una telecamera non è sempre semplice. Se ci sono altre persone in giro. Però su Instagram si vede molto la presenza, cioè la sua presenza nella mia vita, anche perché lui è la mia quotidianità. Su Instagram spesso mi sento dire: wow, che bella storia d'amore, è bello vedere dei giovani che credono nell'amore e cose simili. E quindi sono felice se potrò portarlo anche su YouTube, no? Perché su Instagram basta poco, cioè basta un'uscita insieme, un reel insieme, però è una cosa molto superficiale, più istantanea, una foto che magari piace, dicono: ah, ok, bellissima foto, che bello l'amore, eccetera. Però è bella la quotidianità, è bello anche mostrarla, no? Sì, sì, non troppo, non fate troppo, non è che dobbiamo fare troppo di cose, ma... Grazie per essere arrivati fino a qui, speriamo vi che... Vi salutiamo con Pippo perché Atenina se n'è andata. Sì, Pippo distrutto, Atena se n'è andata. Ah, non abbiamo ancora capito, cioè in realtà l'ho capito io il perché. Comunque, fun fact, Atena ha qui il lettone grande su cui dormire, ha una cuccia su cui dormire e se ne va nell'altra stanza in cui ha solo un telo per terra. Vabbè, decido lei, dai. Sì. Però la papà se l'hai mangiato tutto intanto. Sì, è vero, ha lasciato le carotine. Le carotine. Ci vediamo presto. Va bene, un bacione a tutti quanti. Un bacione... Anche a noi. Grandissimo. Grazie. E niente, a presto.